parlo di Flavio Barea. Naturalmente il ristorante lo conoscete bene, l'abbiamo già parlato, si trova a Castellanza, il ristorante Antica Farmacia dei Sani. Innanzitutto benvenuto, bentornato anzi a questo punto, caro Flavio. Ciao a tutti e benvenuti al ristorante Antica Farmacia dei Sani. Allora Flavio, so che oggi ci presenterai un piatto particolare con un vino ovviamente abbinato. Dai, facci sognare, sì. Facci sapere di che cosa si tratta. Allora, si tratta praticamente di un tataki di ricciola pescata al lamo con un fondo spinacini saltati con aglio e peperoncino e poi una crema di wasabi e maionese fatta dal nostro chef Matteo. In abbinamento ho voluto provare tenuta a Montemagno, il vino si chiama Ninfa ed è praticamente un blend di due uvaggi, vale a dire Sauvignon e Timorasso, 60% Sauvignon, 40% Timorasso. È uno dei cavalli di battaglia della tenuta a Montemagno, profumo molto importante che serve molto bene a questo piatto. Beh, direi a questo punto di ricordare per chi non avesse ascoltato l'appuntamento della volta scorsa, visto che il nome è così particolare del tuo ristorante che è Antica Farmacia dei Sani, ci vuoi ricordare il perché di questo nome che è anche interessante, una bella storia? Sì, diciamo che Antica Farmacia dei Sani pensano a una volta una farmacia e invece in realtà non è proprio così. Ho ritirato 10 anni fa, quando ho ritirato il locale, questo buffo nome di Farmacia dei Sani, non ho fatto altro che mettere Antica Farmacia dei Sani prima del nome. E questo è per far capire alla gente che per noi la cura del dettaglio, la cura delle materie prime, quindi mangiare sano, bere bene e per una buona vita e quindi trattarsi bene il corpo con materiali assolutamente sani. E quindi da qua diciamo nasce un po' questo nome, quindi insomma, curarsi con il buon cibo e il buon vino. Giustamente, poi se si è in buona compagnia ancora meglio ovviamente. Allora caro Flavio, so che praticamente andrai, giustamente visto che ti occupi anche del sì. buon vino, andrai a Vinitaly per presentare la tenuta di famiglia e in quell'occasione ci ricollegheremo con te, ma raccontaci già un'anteprima, qualche dettaglio su questo appuntamento che è uno dei più importanti tra l'altro. Assolutamente sì, io ci tengo molto a partecipare al Vinitaly, che è la fiera forse più importante del vino al mondo, e una cosa molto molto importante che tutti devono sapere, dobbiamo essere fieri di essere italiani, dobbiamo essere fieri di vivere in Italia, perché è la nazione numero uno per quanto riguarda i vini. Vero. Sia come qualità, sia come quantità e sia anche come tipologie organolettiche di uve da vino. Pensate solo a questo dato, che in Italia ci sono oltre 1300 tipologie ampelografiche di uve da vino, in Francia non arrivano a 300. Questo fa capire la grande potenza che siamo noi nel mondo per il vino. Per questo è giusto ricordarlo, ma lo ricorderemo e ne parleremo sicuramente anche più a fondo proprio in occasione del Vinitaly. Grazie Flavio, sì. E per tutti gli ascoltatori ovviamente ci rivediamo in diretta con Flavio dal Vinitaly proprio lunedì 15 aprile, sempre intorno a quest'ora 11:40 qui su Millennium. Flavio, è stato un piacere. Perfetto. Ricordiamo a tutti, grazie. Andate a trovarlo a Castellanza al ristorante Antica Farmacia dei Sani e starete veramente bene. Grazie Flavio e buona giornata. Grazie, vi aspetto di nuovo. Millennium.